una delle cose estremamente innovative che c'è all'interno della manovra è che i costi e i fabbisogni standard sono stati estesi anche allo Stato. Credo che sia la prima volta che qualcuno va a cercare di calcolare quelli che non sono dei budget predefiniti, ma quelli che sono le esigenze delle singole amministrazioni dello Stato, ministeri, ministri e ministeri compresi, e questo è l'unico strumento con cui contenere la spesa della macchina pubblica.